L'impegno della Luce Business School nella sanità è iniziato nei primi anni 90, quando veniva introdotta la seconda riforma radicale del Servizio Sanitario Nazionale. Da allora abbiamo continuato a seguire le vicende del nostro sistema sanitario e quelle degli altri sistemi dei paesi occidentali, e lo abbiamo fatto con una significativa attività di ricerca, di formazione e di consulenza nei confronti delle istituzioni sanitarie pubbliche e private. Oggi c'è bisogno, anche per affrontare le sfide che il sistema salute ha davanti, di professionalità, di competenza e di formazione specifica di natura manageriale, per rispondere anche a un imperativo etico, un impiego di risorse ottimale, una riduzione degli sprechi, la possibilità che ci sia un'allocazione corretta delle risorse è una sfida prima di tutto etica oltre che economica. Io ritengo che la sfida più importante sia il recupero del valore del capitale umano, inteso come valorizzazione di tutta una serie di competenze e professionalità di cui noi come sistema paese siamo, direi, enormemente dotati, in una logica però sicuramente maggiormente integrata e in una organizzazione di sistema. Non è solo bisogno una sola competenza, una sola funzione per gestire bene il sistema di salute. La parte economica, la parte medica, la parte psicologica, la parte finanziaria, la motivazione del team, il leadership è assolutamente vitale. A mio parere, negli ultimi anni si è fatta avanti prepotente la necessità di integrare più possibile queste competenze, proprio perché il sistema salute, effettivamente, essendo un sistema, è una filiera, un continuum che difficilmente può avere delle cesure fra un comparto e l'altro. Il sistema salute di oggi è un sistema ancora più difficile di quanto potevamo immaginare soltanto 20 anni fa. Per quanto riguarda noi, che siamo stati di origine clinica e tali siamo ancora, fondamentalmente la capacità di pensare alla gestione del rischio clinico o addirittura avere più appropriatezza nell'uso delle tecnologie e capacità di essere in grado di tenere insieme un gruppo probabilmente rappresenta la sfida maggiore che oggettivamente andrebbe vinta. La nostra attività di formazione si è sviluppata attorno a due pilastri, quello del management della sanità e quello dell'executive master in sanità e farmaceutica. I punti di forza della nostra attività sono innanzitutto la presenza di un team di lavoro fortemente multidisciplinare, caratterizzato dalla presenza di professionalità diverse, eterogenee ma complementari tra di loro. Questo ci consente di garantire un'effettiva integrazione e continuità tra attività di ricerca e attività di formazione. Il sistema salute italiano si compone di specialità di altissima competenza. Noi ricercatori della LUIS ci stiamo focalizzando sull'analisi delle interdipendenze tra queste specialità. Ad esempio abbiamo un progetto sulla messa in rete dei pediatri di libera scelta, abbiamo un altro progetto europeo sulla collaborazione tra ospedale e territorio per la cura dei malati cronici. Per fare questo la LUIS si sta mettendo in rete con università e centri di ricerca di eccellenza in Europa e nel mondo per garantire una visione multidisciplinare su questi problemi. Un altro punto di forza è rappresentato dalle partnership realizzate con organizzazioni pubbliche e private, società scientifiche e istituzioni che operano a vario titolo nella filiera della salute, nonché agli accordi stipulati con gli enti di ricerca e le università internazionali. Queste collaborazioni ci consentono di contestualizzare quanto appreso in aula, nonché di acquisire e successivamente trasferire le migliori pratiche gestionali in sanità a livello nazionale
nazionale e internazionale. L'ELUIS ha una fortissima tradizione nell'ambito anche quindi della ricerca del mondo sanitario e sociosanitario, può portare un background di conoscenze economiche, giuridiche e culturali in generale non di poco conto, in più ha il valore aggiunto che si è sposata a dei partner stranieri per poter dare a chi frequenta le lezioni, a chi segue questi corsi, delle opportunità di avere non solo uno scenario di carattere nazionale ma anche una visione internazionale che oggi è fondamentale per comprendere quale sarà il nostro futuro. Anni fa, da medico, decisi di lasciare questa esperienza professionale, sia pure esaltante e interessante, e dedicarmi al management sanitario. E per questo mi avvicinai proprio alla LUIS e ai suoi corsi della allora scuola di management. Questo ha fatto sì che io abbia potuto organizzare in qualche modo il mio sapere, che allora era in qualche modo disorganico. Perché la forza di una scuola è quella di dare un'organicità, una struttura all'articolazione del sapere, per cui riesce a integrare al massimo le diverse competenze nei diversi settori specialistici. Ritengo sia di particolare rilevanza la capacità della LUIS Business School di creare una solida rete di professionisti e formatori di alto livello che si confrontano costantemente con modelli di eccellenza durante e dopo il percorso formativo. La particolarità dell'offerta formativa della LUIS è proprio questa, mettere a disposizione dei nostri allievi le esperienze oltre che le competenze teoriche, concettuali che sono indispensabili per avere chiarezza su cosa sta succedendo, ma anche poi l'esperienza, trasferire le esperienze di chi ha dovuto per lavoro confrontarsi, misurarsi con le difficoltà, con i problemi sindacali, con la motivazione del personale, con i bisogni degli utenti, con le tecnologie, con le difficoltà finanziarie. Dato per scontato che le professionalità si formano se non si trovano, io credo che il problema vero della sanità in futuro sarà da una parte l'organizzazione e quindi il fatto che le diverse componenti professionali possano collaborare in termini di rapidità, di tranquillità, di affidamenti reciproci e dall'altra parte la cura nei confronti dei clienti. Una cura che deve essere non semplicemente di tipo medico o di tipo sanitario, ma una cura proprio di tipo personale, nel senso di farsi carico dei problemi che sorgono in maniera tale da affrontarli non solo in termini tecnici, specifici, scientifici, ma anche in termini molto umani. Tutte le attività che abbiamo svolto e che continueremo a svolgere nella sanità sono orientate dalla missione che la LUIS Business School ha assunto nell'area della sanità e che consiste nel miglioramento continuo dei servizi sanitari a favore delle istituzioni, delle strutture erogatrici dei servizi, degli utenti e dei pazienti. Dica 33. La prossima settimana, sala operatoria.